Questo programma è offerto da Mila, Montana, Bresaola della Valtellina, Rovagnati, Segafredo, Spiezia, Tutto Gelo, Vitos, Amadori, Siciliani. Supermercati con V. La differenza in evidenza. Quando la pasta è pasta Granoro. Mmm, sa di pasta! È ottima anche con olio e formaggio. Non la cambio per pochi centesimi. Mio marito non mangia la pasta Granoro. È come se non avesse mangiato. Se è Granoro, lo riconosci. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. In radio c'è un pulcino, è il pulcino Pio, è il pulcino Pio, è il pulcino Pio,
Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto Deliziosa. Buongiorno a tutti dal vostro Piero Russo. Ecco, questa mattina andiamo a leggere la prima notizia del giornale, che dice: il bello è che pagano subito, hanno buste piene di soldi, forme di formaggio, topi, giustamente. La mazurka di periferia. Resto congelato. Diamo la piedina romagnola, signora. Resto diamo congelato la piedina. Io, tu resti congelato, io vi do la piedina qui romagnola. Chi è quest'uomo qui? Sono Casadei, sono direttamente Raul Casadei, direttamente dalla Romagna, e oggi vi diamo la piedina romagnola. Si vince la bambolina, signora. È forza, venitela a provare. È vero, stavi facendo la rassegna, sì. Ma sei bravissimo. Grazie, signora. Ma sei bravissimo. Sì. No, c'è una notizia allucinante sulla forma del formaggio. Allora mi è... così mi è balzata. Che forma il formaggio? Ecco, che forma il formaggio? Ha la forma, diciamo, di una... Potrebbe essere la domanda del giorno per vincere la piadina romagnola. Che forma è il la formaggio? La piadina romagnola? Romagnola con la zavizzicchia, ecco là. Che forma ha il formaggio? Stiamo dando un premio, signora, gratis. No, non voglio... Ci deve solo dire che forma è il formaggio e basta. Poi la forma, cioè, perché il formaggio si dà in forme e il wurstel non si dà in wusti? Non lo so. Questo è importante. Ma soprattutto ci sa dire perché questo supermercato dà le piadine oggi come premio? In omaggio? Non lo so. Ma le piacciono? Arrivata. Sì, sì, le prendo sempre. Cioè, per esempio, ci dia una ricetta con le piadine. No. Una pepatera veloce. Solito prosciutto cotto e mozzarella. Eccezionale. Eccola qua, per lei piadina da fare, però mi raccomando, con prosciutto cotto e mozzarella. Però visto che ha come di buste, ce lo mette con un po' di buste, no? No, questo è per il panino. Ah, giustamente, panino. Perché? Per il panino. Per il panino. Roba molto genuina. No. Sì, sicuramente andrà a prendere tipo mortadella, queste cose qua, ma al bando, no? Certo. No. A lei piace col pistacchio o senza pistacchi la mortadella? Col pistacchio. Col pistacchio. Polifosfati o senza? Senza polifosfati, senza. Signore, io la saluto, buona giornata. Grazie, grazie signora, grazie. Ha vinto subito una piadina. Aprite gli occhi, ragazzi, aprite gli occhi. Aprite gli occhi, voi e i polifosfati. Questa di polifosfati potrebbe sì essere... Sì, dove stanno i polifosfati? Dove stanno? Dove sta un polifosfato neanche? Chiamo polifosfato, dove sta? Oh. Io stamattina devo... Quella domanda è questa, piace con i polifosfati? Piace con i polifosfati? O meglio un polipo o un polifosfato? Allora... Sì. Senti, vorrei dire una cosa, dove stiamo noi stamattina? Al convì. A parte il convì. Oh. Io ieri ho dato una comunicazione a Mariano. Accidimmo sta gallina. Ma quante uova fa sta gallina? Assai proprio, assai proprio. Di tutti i tipi, grandi, piccole, ma che gli fanno mangiare? Tu che sai tutto della campagna, ma cosa fanno mangiare alle galline? E se ne va. Tutto. E se ne va. Tu, la signora se ne sta ciao, scappando. Grazie per essertene andato, sei sempre gentilissimo. Volevamo darle un premio. Volevamo dare. Ma ieri mangia tutto, pure l'uomo. La gallina mangia tutto. Vabbè, anche io l'uomo comunque, la gallina mangia l'uomo. Io sto arrabbiato nero perché? Oggi perché ieri la Roma ha perso te. E la Roma ha perso in maniera proprio ma qua sbagliata. C'è una Roma fantastica, lo so che c'è una Roma fantastica, ma lì c'era la squadra di bielorussi. La Roma ha perso contro il Bate Borisov, cioè infatti, praticamente l'Ortanova della Bielorussia. Infatti volevo già scrivere su Facebook Roma batte Borisov, infatti però invece... Roma battuta Borisov. Purtroppo ma sì. Come si fa a perdere col Bate Borisov? Un inizio incredibile, poi comunque vabbè, questi come tiravano, tipo tiro avversario e facevano gol, noi invece non riuscivamo a segnare. Tiravano i giocatori? Sì, sì, i bielorussi. Perciò hanno vinto, perché tiravano. Tiravano in porta e segnavano. Ah, tiravano in porta. I bielorussi.
tiravano dice in bocca. La Roma, purtroppo. Come fa la Roma a perdere col Bate Borisov, oh, signore? E noi non te lo scappi, signora, però le regaliamo la piadina. Beh, capito, ne andiamo... frega, detto la signora, frega niente. Andiamo al bagaglio, va, frega niente, andiamo a regalare le altre piadine. Okay. Perché tu lo sai che tu qua manchi da parecchio. Sì. Lì in fondo c'è il Bud Spencer del, del convivio, quello là in eccolo fondo. Là, quell'uomo lì. Sì, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo un po', qui stanno prendendo roba in offerta. Sì. Buongiorno signora, buongiorno. A lei la mortadella piace con i polifosfati o senza? Cioè, no cosa? Cioè, no, no, no. Non voglio parlare. No, le stiamo dando un regalo, signora, se ci risponde una domanda. Non risponde, è in silenzio stampa la signora. E me, signora, risponde, zia. Signora. Zia, non te ne andare, non abbiate paura, lo diceva figure. Anche il Papa, non abbiate paura. Stanno correndo tutti, hanno scappato. Vabbè. Fai scappare i clienti. Io faccio scappare che fate uscire. Ma forse i clienti. Siamo brutti, ma forse siamo brutti. Io, noi. Salutiamo Bud Spencer. Il nostro sì. Bud, salutiamo. Il nostro Bud. Buongiorno. Ecco Bud, qua. Perché hanno paura di noi, Bud? Non lo so perché hanno paura, sicuramente hanno paura della telecamera. Sì, infatti. Puoi dare un pugno a qualcosa per piacere? A lui? Sì, dai. Un pugno in testa alla Bud, dai. E io faccio il suono, dai, ah, è uguale, vabbè, vabbè, lui ci sa dire tutte le ricette del giorno, non adesso, però. Non la adesso, no. La ricetta del giorno ce l'ha? Ce l'avrà, lui ce l'avrà nei prossimi ce l'ha, ecco giorni, qua. Ce l'ha, vedi, no. Velocissimo proprio, e questo si vede. Allora, però il signore vuole vincere la piadina, secondo me. No, non vuole, non vuole, con la non vuole, signore, non vuole. Riceviamo minacce ovunque, riceviamo. Stamattina gli uomini più proprio, minacciati d'Italia. Stamattina siamo un po' così. Però ecco, vedi perché ci minacciate in questo, convivio? Vi vogliamo regalare la piadina, non venire, non mi riprendere, tu di no, tu di qua. È quello così, no. È quello così. Sì, è buono. E cioè, tu sei pietre. Buono, tu regali le piadine e ti mandano a quel Piero, paese. Io dico che noi dobbiamo aprirci una bancarella, secondo me, cioè ci mettiamo fuori. No, la cosa bella è stata proprio, non ci venite con la telecamera. Non venite con la telecamera, come se fosse... Questo è un programma, una rassegna stampa. Non stuprate i... Non è che... questa è la rassegna stampa. Allora andiamo a fare la rassegna... Rassegniamoci. Rassegna stampa. Rassegna stampa. Andiamo a fare la rassegna stampa, che è la cosa migliore. Oh, ok, andiamoci allora, a leggere i giornali. Intanto le piadine sono qua. Andiamo a vedere la gazzetta di Capitanata. Ma va. Gino Lisa dimenticato. Appello ai miei... Hanno dimenticato il Gino Lisa. Perché c'è ancora il Gino Lisa? Ma perché c'è ancora il Gino Lisa? Ah sì, no, ti fa andare a Međugorje, è l'unico viaggio è che vero, fanno sì. A Međugorje. Sono andati, hanno chiesto il miracolo. Ma sì. La donna ha detto il piacere, però andare indietro. Sì, no, è vero. È possibile. È vero, è vero. Ma niente, non è servita a nulla. No, anche perché allora il Gino Lisa c'è una cosa, la pista che sai è ancora un po' corta, no? Sì. Io sono andato a fare un viaggio in aereo. L'aereo frena proprio dal cielo. Sì, la comincia già col freno a mano. Comincia a tirare così, però vabbè, sì. Ce la faremo. Che poi gli aerei sono tipo quelli di Fantozzi, Alazzate, le Zindurre. Sì, sì, di sicurezza. Ma non mi rompere. Non si può dire la frase. Okay. Ogni tanto vedi qualcosa che vola, insomma. Comunque volano gli aerei al Gino Lisa. A parte quello, proprio i bambini vanno a giocare con. Cioè, sì. Senti gli aerei di carta? Sì, per far volare qualcosa, infatti. Diciamo, anche perché... L'aereo, dall'aereo si guarda bene l'orizzonte e lo Iacono era sull'aereo ieri, infatti ecco. Ha scritto guarda la rotta, ora l'orizzonte è libero, l'1-0 col Melfi, no con Real Madrid, col Melfi, rilancia i rossoneri per la sfida di Matera, quindi in Basilicata, con una squadra della Basilicata abbiamo vinto, adesso dobbiamo vincere in Basilicata, ma secondo te vinceremo? Allora, io ti do la mia. Sì. Il risultato finale vuoi sapere? Sì. Il Foggia va a vincere 0-2 a Matera. Io mi sono giocato già la partita con 0-2, guarda che tosta la cosa. Stavolta io me la sto giocando, quindi amici telespettatori io me la gioco. 0-2 per il Foggia. Se la gioca, se la gioca. 0-2 per il Foggia, ma... Mi gioco, non dico la somma che mi gioco perché sennò insomma, non si può fare, però... Ma c'è quella signora, parlando di pianina romagnola, che sembra ecco. Un po' Vanna Marchi. Sì. Signora! Buongiorno signora. Oggi le regaliamo la piadina romagnola. Le stiamo regalando la piadina, signora. Stamattina, che succede? Ma la preghiera... Ma perché? Si è fatti capire là, signora. Cioè, dal supermercato scappano tutti. Eppure, cacchio, Vanna Marchi. Signora, Vanna! D'accordo, ci dica qualcosa. Signora, ma perché? Ci dica solo ciao. Oh!
Neanche ciao. Oh, sono tutti latitanti e noi li andiamo a sgamare con le telecamere. Ma devo uscire tipo una scaldica. Vabbè, vabbè, non vuole essere ripresa, non la riprendiamo. Quel signore non vuole essere ripreso, che già ci ha mandato a fanculo più volte. Ah, ecco. Sì, ecco, non lo riprendiamo. Va bene, benissimo. Questo, la segna stampa. Noi siamo felici, grazie. Grazie a tutti quanti, allora, vi volevamo regalare la piadina, sappiamo noi. Oh, ma questo è il bello della diretta, però sì. Io come sempre voglio dire una cosa, ho avuto un'idea. Oh, un'altra idea, okay. Fantastica. Sì, 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 è un'idea diciamo sottile, ecco qua. Sì. Sì, sì, sì. Io andrei, il signore forse sì. Si vuol far riprendere. Sì, chiediamo sì. Se è latitante prima di... Chiediamo un po', sta andando via? Buongiorno. Ma lei ci risponde a una domanda? E vince una piadina? Oh, un signore, che, uno che non è latitante, finalmente. Perché qua sono tutti latitanti, hanno paura di essere ripresi. Allora, noi vogliamo sapere, ecco, la domanda è questa di oggi. A parte, insomma, tutta la crisi della città di Foggia, lei sa benissimo, insomma, Foggia vive un momento di delinquenza particolare, ma la mortadella è meglio senza o con i polifosfati? Senza. Perfetto, lei senza polifosfati. Senza. E lei la mortadella la metterebbe nella piadina? Certamente. Allora, la mortella la compra lei, la piadina gliela regaliamo noi. Vuole salutare qualcuno? Salutiamo la città di Foggia. Salutiamola, che merita. Merita. Sì, 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 anche gli amici di Pane e Quotidiano, il nostro anche, programma. Anche voi. Ok. Alle 2:30, per me sempre va in onda il nostro programma. Beh, bocca al lupo per la vostra. Crepe il lupo, cioè grazie, ha vinto grazie. La piadina. Non c'era niente di male, non c'era niente di male. Meno male, grazie. Ma siamo contenti. No, la signora non vuole essere ripresa, l'altra signora non vuole essere ripresa, quella lì in fondo è scappata. Eh sì. Posso. Come si chiama questo supermercato? Il Fuggi Fuggi con V. Fuggi Fuggi con V. Scappano, non lo so perché. Lui non vuole essere ripreso. Allora facciamo così, oggi per protesta non vogliamo essere ripresi nemmeno noi, quindi okay, basta, io basta con la farò così. Così, tu basta. La farai di spalle. Ok. Oh, io lavoro. Facciamo la rassegna stampa senza farci vedere. Girati di spalle. Tanto, ma i telespettatori sono contenti. Non ti inquadrano i visi. Lo sai? Perché? Se non ci inquadro di faccia. Ah, è vero. Ah, allora per dispetto, inquadrateci di faccia. Oh. Inquadrateci di faccia. Guardateci proprio. Oh. Ah, allora ora stiamo così un minuto, senza dire una parola. Applauso. Applauso dopo il minuto di raccoglimento. Allora, che cosa sì, dice la nostra rassegna? Noi ricordiamo che siamo sempre. Ma il signore vuole essere inquadrato? No, è vero, no. Ha detto di no. No. Non è ma questo era quello di prima che non vuole essere inquadrato. Mi sa, beh. Sì. A poco. C'è qualcuno in questo supermercato che vuole essere inquadrato? No. Okay. No, oggi vedi no. Se davamo 100.000 euro, se come voleva essere voglio inquadrato. Vedere. Qua. Vabbè, comunque sia. Questo è il bello anche, guarda. Magari la piadina c'è. Ah, ma noi non glielo diciamo. Noi ecco, non questo glielo è diciamo. Bello, i lavoratori, chi lavora e si fatica, e chi no? No, si lavora e si fatica per il pane, per la? Basta, basta, Così una cosa, chi lavora e chi no? Chi no San Pellegrino? Che è un altro prodotto. Sta appena quindi. Dicendo ma da dove vi hanno preso? Grazie, okay. grazie. Si buon lavora lavoro, buon sempre. Lavoro. Allora, continuiamo la nostra rassegna. Oh, no, allora. Esigenze cautelari scemate, la difesa chiede la scarcerazione di padre e figlio, stiamo parlando dell'omicidio di Vaccarella, i due indagati sono Ferdinando Piacente e suo figlio Raffaele Piacente che pare avrebbero sparato, pare è ucciso un uomo del Burkina Faso che si chiama Mamadou Sare che era andato a rubare i meloni insieme a altre due persone, il problema è che pare che abbiano sparato dopo che quei tre se ne erano già fuggiti, quindi insomma con un eccesso di difesa del proprio territorio. Senta, ma lei la piadina la mangia? La piadina romagnola? La mangia? Ma non l'ha mai provata? È il momento adatto per provarla? No. Non la vuole provare? No. Gratis. Qual è il piatto tipico? Qual è un piatto che le piace particolarmente? Allora, sentimi bene, io sono napoletano. Oh! Di Napoli, secondo te cosa è? Spaghetti. La pizza, capumarola ancora. No, la pizza, spaghetti. Gli spaghetti. E quando fai un piatto di spaghetti è secondo pasta e fagioli. Pasta e fagioli? Secondo, lei li fate per secondo cioè a Napoli? Per secondo pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Un giorno fai una cosa, un giorno fai fa il menù del lunedì e martedì, diciamo. Oh, pensavo poi, che, i fagioli. Oh, però spieghiamo
ai foggiani, come si fa veramente la pizza? Noi la facciamo a casa mia, perché teniamo tutte le comodità e ci piace come la facciamo noi. Perché quella pizza molla molla che si attacca attorno ai denti. Invece la pizza deve essere consistente. Allora, quando io ero tanto, giustamente, ora siamo cresciuti. Facciamo il forno col pane, burnammo prima la pizza e poi ci mettiamo il pane. No. Un po'. La pizza veniva la fine del mondo. Va a pigliare la pizza, qua, là, ce n'è una parte che la fa. Ma non la possiamo dire perché non possiamo fare pubblicità. Esatto. Però una cosa, si mette la mozzarella di bufala o si mette la mozzarella normale? Questo è un segreto? Non si può dire. Qualangap. Ah, quello che trovi. Qualangap, quello che costi più poco. Ah, ecco. Giustamente, sì. È inutile la po' americana. Perché soldi ce ne stanno tanto. La pizza, tu fa l'americano. Ce la vuole, visto che infatti era Carosone che cantava tu fa l'americano ed era napoletano, ce la vuol cantare anche lei, tu no, fa l'americano. Allora, la vuole questa piadina? No. Gliela regaliamo, non la deve pagare. La è regalatela a qualcuno che le piace. Regalatela a qualcuno. No, la verità è che non la vuole nessuno. No, stiamo dicendo. Lei ci può dire una cosa? Perché lei un napoletano a Foggia che ci fa? Molto già puntato il tasto dal 1945, quando stava nella guerra, alla fine della guerra, perché i soldati stavano in questa zona Taranto, Brindisi, italiano. Che succede? E avevo un fratello militare, hanno sfasciato l'esercito e se ne sono scappati. Contemporaneamente è venuta la casa, non si fa gli appati, dice, ma faccio un disalto. Possiamo partire dall'85? Perché abbiamo poco. Sì. Ci dica un finale, perché lei sta qui? E sto qua perché mi hanno portato ieri tanto. Ah, cioè, ecco, non riuscì a tornare, non riuscì a tornare. Perché i mezzi non c'erano, bastiere, una cosa. Ci sta un mezzo che parte dalla stazione tutti i giorni. Due ore, Foggia Napoli, corsa veloce. E io che abbasci a casa un mezzo, già i casi. Giustamente. Urbano, vabbè, treno. Allora facciamo così, chiudiamo dicendo una frase tipica napoletana. Felicissima sera! A tutti sti signora. Gruatta. Ah, eccolo qua. Questa comitiva allegra. La teniamo noi. Domine chic e femmine pettate. Allora quando è 43. Con 45 mi hanno portato qua da ne 10. Poi basta sul mercato con V. Per un poco, poi mi è rimasto, ognuno si è fatto la famiglia. E mo. La maggior parte stanno a Porta Manfredonia, la discesa del cavalcavino, a sinistra. Sì, ho capito dov'è. Sì, hai capito? Ho capito perfettamente. Stanno là. Scurtammo ciò passato. E sono rimasto. Tanto alla fine, come si dice? Ma ormai siamo a Foggia, come si dice? Scurtammo ciò passato. Però lei una cosa ce la deve dire, cioè chi ha avuto e chi no, giusto? Quindi chi ha avuto, avuto, chi ha dato, e scordammo ciò passate, sì, me la volo vai. Fantastico, la vuoi la piadina? No. Possiamo dire il coro, dire il coro da stadio, che bella coppia. Oh. Buongiorno. Che bella coppia. Bello veramente. 90 anni. È una bella coppia. 90 anni. Io ho 90 anni. Lei pensi un po' che mio nonno e mia nonna che hanno 90 anni, mio nonno chiama ancora amore a mia nonna, io gliel'ho chiesto perché non mi ricordo un nome. Se voi ve lo ricordate il nome? Non me lo ricordo appena. Più o meno. Come vi chiamate tra di voi? Amore, tesoro? Amore, tesoro. Bellezza, come tu vuoi chiamare? Bellissima. Certe maltrattato voi. Vabbè, l'amore non è bello se non è litigarella. Esatto. Di dove siete voi? Perché non siete di Del Molise. Del Molise. Ah, è vero, noi l'abbiamo intervistato anche l'anno scorso. Veramente nativo di Tufara. Di Tufara, bellissimo Tufara. Posto, Tufara, sì, dove si mangia anche benissimo. Sì, abbiamo mangiato. La fanno i cavatelli con l'agnello. Falla parlare un po' a tua moglie, non stai facendo perché ogni volta che vuole parlare cioè... No, fai parlare anche a lei. Lei anche di Tufara? Sì. Mangiamo tutte robe come facevamo là, quando mangiavamo. Ah! Robe di Tufara. Cioè sempre la stessa roba di quando stava è scaduta la roba. C'è pure qualche cosa più moderna, più cose. Ah! Però. Cioè qual è il piatto preferito? Là, c'è i cicatelli. I cicatelli vanno alla grana. Sono queste cose.
E la piadina? Plastica. La piadina la conoscete? La piadina. Vi piace? Sì. E ve la regaliamo noi la piadina. Ma pure questa tu è regalata. Ma anzi, ma aspetta, volete, aspetta, regalata, aspetta, regalata. Quando una cosa è gratis si fece pure un bis, si dice fuori. E una anche al signore. E una anche al signore, questa va sempre a coppia. Grazie. Niente, figurati. Noi che stavamo fuori, non sapevamo che fare. Ci hanno detto, ma entrate dentro, regalate un po' di piadine. Abbiamo regalato un po' di piadine, perché noi la vita è questa. Ringraziamo. E chiudiamo con voi, allora dateci una chiusura, dite grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie, buon pomeriggio, buona giornata. Ora in Molisano, ora in Molisano. Molisano, buongiorno. Buongiorno. Buona giornata, diciamo buona giornata. Buona giornata. In Molisano si dice uguale. Uguale, sì, sì, uguale. Sì, sì. Ok. No, qua poi ci sono diretti. Ok, grazie. Grazie, grazie. Viva il Molise, viva il Molise. Grazie. Io a questo punto. Viva Campobasso, Campowash e Tufara. Bambuascia, arrivederci a tutti, fantastici questi signori, 90 anni, noi abbiamo terminato la nostra puntata. E viva la Romagna e viva il San Giovese. È rimasta una pedina. Eh sì, a questo punto ciao. Sì. Ciao.